Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Mario Kart Tour per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, nello scorso episodio vi ho mostrato in generale più o meno com'è strutturata questa applicazione che potete scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi Android e iOS, vi ricordo che è gratuita, e avevamo iniziato a completare i vari trofei del tour di New York. Abbiamo completato quello di Mario, oggi volevo completare insieme a voi il trofeo Donkey Kong. Volevo almeno registrare un altro video di questo titolo, più che altro per mostrarvi altri contenuti presenti all'interno di questa applicazione. Prima di iniziare però volevo anche sfruttare i 15 rubini che ci hanno dato e che si possono ottenere naturalmente completando le varie missioni del gioco, cercando di sbloccare altri personaggi kart o deltaplani. Allora vediamo cosa riusciamo a beccare. E appare Tartosso, triplo guscio verde. Tre gusci verdi girano intorno al veicolo, se li lanci partono tutti e tre insieme. Poi facciamo che comprare un altro lancio. Quindi abbiamo beccato Tartosso, nel secondo opening pack la nastronave, aumenta lo scatto se passi su un pannello scatto e i punti ottenuti passandoci. Perfetto. Ultimo lancio di oggi. Vediamo cosa becchiamo. Attenzione, tubo dorato! Tubo dorato, vediamo. Ullala, l'ala d'oro. Monete Plus, hai moltissime probabilità in più di ottenere una moneta e questa ti fa fare più punti. Perfetto. Ok, beh, non male, non male, non male. Allora, direi di iniziare insieme il trofeo di Donkey Kong. E la prima gara si svolgerà nella giungla di Dino Dino. Beh, ragazzi, non potevo non correre una gara su questo tracciato, dato che a me piacciono tantissimo i dinosauri. Potrei utilizzare Tartosso, il kart di Tartosso, il deltaplano dorato e via. Difficoltà 100cc. Per il momento non posso ancora sbloccare la 150, ma va benissimo così. Vediamo chi saranno i miei avversari online. Vedo già gente skillata, eh. E si parte. Vai Tartosso. Teniamo premuto. E via. Adesso cominceremo a beccare anche gente forte, mi sa. Ho perso tutti i gusci. Non vedo niente. Questo sì che si chiama inchiostro. A parte il fatto che c'è qualcuno che ti viene addosso apposta. Mamma mia, che pelo. Il terzo è là davanti. Ancora per poco. No, la banana no, però. Via dalle scatole, grazie. Più che altro ci stiamo picchiando tra di noi. Alzi la testa! Ci stiamo picchiando tra di noi e quindi il primo scappa via. Vai Tartosso. Mamma mia che decollo. Il lancio. No, il guscio rosso si è rotto contro il tronco. È dura. È stato bello vincere le prime gare, ma adesso facciamo molta fatica. Siamo tutti appiccicatissimi. Ah, c'è anche la scia, comunque.
Devo staccarmi. Ma quello lì da dove è atterrato? Alza la testa! Voglio almeno arrivare sul podio. Secondo! Incredibile, secondo! Pensavo di arrivare terzo. No, il primo era imprendibile. Assolutamente imprendibile. Mamma mia, che gara. Adesso si fanno interessanti le gare. Ottimo. Abbiamo guadagnato altri punti. Dimmi che ho sbloccato tutte le megastelle. Sì, per un pelo. E andiamo avanti. Abbiamo ottenuto anche delle monete, eh. Poi, seconda gara sul circuito di Todd. Ah, abbiamo già corso qua. Usiamo Todd. Con questo kart qua e questo deltaplano qua. Tutti cinesi. Tutti cinesi, ragazzi. Allora. Due. E via, bella partenza. Vai Todd. Mamma mia. Stiamo più stretti però, eh. Aia. Aia. Con cosa m'han preso? Sì, vabbè, hanno scelto tutti Bowser. Così. Sti qui con il Bowser hanno sempre qualcosa da lanciare, comunque. No, vabbè, dai, però continuano a lanciare il guscio. Poi mi recupera sempre in 4-4-8, non capisco come mai. Ale, di nuovo. È impressionante. Veramente impressionante. Via dalle scatole. E niente, c'hanno sempre anche loro il guscio rosso. Sono più stretto. Oh, ha sfiorato la banana per un pelo, incredibile. Seconda posizione, ma ha sfiorato la banana per un pelo. Potevamo vincere, eh. Però comunque gli abbiamo fatto vedere che anche qui in Italia sappiamo giocare a Mario Kart. Ottimo, stiamo potenziando il deltaplano e la macchina. 3684, perfetto. Altre 5 megastelle. Stiamo procedendo a tutta velocità per completare questo trofeo. Nuova gara sul Monte Roccioso. E qui prenderei di nuovo Todd con questo kart. E questo deltaplano. Sì, le gare con più power-up alla volta sono difficili, eh. Bello però come tracciato, guardate che roba. Forse questo tracciato qua l'avevamo già visto in una pubblicità di Mario Kart Tour. L'avevano già mostrato, se non sbaglio. Vai Todd! Bella partenza. Però anche gli altri sono partiti bene. In teoria non si dovrebbe cadere giù. In teoria, ma è meglio non testare, eh. È meglio non testare la cosa. Solo che non conosco il tracciato e quindi non so quando bisogna curvare e quanto. Vai, recuperiamo subito. Qua
quarta posizione. Non si possono rubare i power up agli avversari e si ottiene sempre un power up, anche se non ci sono praticamente cubetti integri. Grazie, cubetti integri quando passiamo. Eccola lì, lo sapevo che quella lì la prendevo io. Attenzione alle rocce. Stiamo arrivando sul traguardo, però siamo dietro. Mi uscisse un bel pallottolo Bill, magari sarebbe molto più interessante la cosa. Si vedete, i cubetti si rigenerano molto velocemente. No, la cosa bella è che si può sempre vincere fino alla fine, perché a meno che il primo non sia proprio scappato via. Andando tutti alla stessa velocità. Perché l'ho lanciato? Siamo sempre tutti molto vicini. Attenzione ai gusci. Lo sapevo che lo pigliavo io. Attenzione però. Guscio blu. Uia. Dai, questo. No, ma arrivo di nuovo secondo, perché lui ha anche il funghetto. Ma arrivare secondo andrebbe già bene, eh. Va bene. Altra seconda posizione. Niente, oggi non vinciamo. Però comunque arriviamo almeno sempre sul podio. Stiamo beccando gente tosta online. Livello 3. Classe 150 CC sbloccata. Il tuo livello giocatore è aumentato. Ora è disponibile una nuova classe CC. Perfetto. C'è qualcuno che ha anche Pauline. Abbiamo potenziato anche Todd, il kart e il deltaplano. 3600 punti. No, dai! Non ci credo. Potevamo sbloccare anche l'ultima megastella. Vabbè, pazienza. Andiamo avanti, va. Ultima gara. Corsa ad anelli. Va bene. Ah, prova a superare la sfida con pilota, veicolo e deltaplano predefiniti. Dobbiamo attraversare gli anelli per guadagnare punti. Basta toccarlo, eh. Non ho capito. Ah, dobbiamo attraversare 5 anelli. Perfetto. Beh, ma sono grossi quanto la pista, cioè. Ecco, appena detto. Mancarli vuol dire veramente essere scarsi. Beh, che non mi pare che. Magari becchiamo lo stesso loro, anche se ne abbiamo saltato uno, eh. Più che altro mi dà fastidio perché l'abbiamo saltato proprio all'inizio. Eccola. No. Dai, li ho saltati tutti alla fine. Li stavo per saltare tutti. Fatemi vedere. No. Devo prenderne almeno 25. Beh, praticamente vuol dire prenderli tutti, perché ne abbiamo saltati, mi sembra, 3 o 4. 22. Sì, potevamo arrivare a 26 forse. Ok, abbiamo completato anche il trofeo di DK. Vediamo se ci danno qualche ricompensa. No. Ci sarebbe il trofeo di Yoshi. Però direi che per il momento possiamo terminare questo video di Mario Kart Tour qua. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. Alla prossima, ragazzi!